La creazione di un'opera d'arte è un momento ludico. Per la magia dell'immagine occorre un divertito prestigiatore. Momento ludico e magia dell'immagine. Questa è una frase che mi ha scritto un allievo molti anni fa. E certo, se sapessimo come definire in modo esatto, con assoluta certezza, cos'è l'arte, cos'è un'opera d'arte, essa cesserebbe di essere quella cosa assolutamente misteriosa, inafferrabile, eppure tanto vera e concreta. Esattamente come alcuni sentimenti, la gioia, l'odio, l'amore. Chi ha mai potuto afferrare un atto d'amore nella sua materialità? Oppure un sentimento come l'odio, come la gentilezza, come la cortesia? E allo stesso modo, però, chi può dire che questi sentimenti, queste pulsioni, non esistano per il solo fatto di non poterle toccare concretamente? Esattamente come un'opera d'arte. Quindi, dell'amore, della rabbia, della passione, noi possiamo afferrarne gli effetti, possiamo quasi tangibilmente vederne la concretezza delle produzioni da esse derivanti, proprio come l'arte. Di un artista noi non possiamo vedere sicuramente la passione che lo ha inondato nel momento in cui ha dato luogo ad un'opera d'arte, ma vediamo il quadro. Ora, nel suo sapiente saggio Arte e illusione, il grandissimo Ernest Gombrich, e qui faccio una parentesi chiedendo scusa per il nostro dialogo precedente, dove io ho, per errore, ho attribuito a Gombrich lo spirituale nell'arte, che invece è di Kandinsky. In realtà intendevo parlare di arte e illusione. Dunque, Gombrich e il suo saggio pone il problema di cosa si intenda per osservare la natura. E qui fa di riferimento alla discussione dello stile come problema primario nella concezione pedagogica del fare arte. Lo stile. Sappiamo tutti che lo stile viene, la parola stile, proviene dallo strumento che una volta si usava per incidere le tavolette cerate, lo stilo. Era uno strumento simile a questo: da una parte c'era una punta molto acuminata, dall'altra la punta era più arrotondata, e a seconda di come si usasse lo strumento, il segno grafico che lasciava poteva essere più o meno acuto, più o meno incisivo, oppure più o meno poteva suggerire delle cose. Appunto, lasciava una traccia scritta. Da qui, dallo stilo, si arriva quindi allo stile. Allo stile che può determinare il modo di esprimersi di un artista, può determinare anche il carico emotivo, il carico culturale, il riferimento culturale, o meglio, può evidenziare a quali altri artisti, suoi predecessori, egli faccia riferimento. Ora, questo è un problema che apre diverse possibilità di disquisizioni. D'artista, devo confessare la mia assoluta condanna a tutti, a forse troppi miei colleghi, che sembrano aver fatto a meno della lezione dei grandi del passato. Per organizzare e soprattutto per trasmettere un'opera d'arte che, in riferimento allo stile o allo stilo, lo strumento appunto usato
per lasciare una traccia. Sembra appunto che questi artisti contemporanei, miei contemporanei, abbiano pensato di poter fare a meno di quella sorta di disciplina accademica, e uso questo termine nella sua accezione migliore, più profonda, facendo mente che negli ultimi decenni, nei recenti decenni scorsi, si è usato il termine accademico o arte accademica in senso dispregiativo, quasi che mettere in pratica in modo corretto l'utilizzo di quelle leggi che regolamentano il vedere umano come una cosa assolutamente da non farsi. Sarebbe come dire oggi che un cantante lirico o di musica leggera, per esprimere al meglio il suo bisogno di dire, potesse fare a meno delle note musicali, delle scale tonali o della disciplina musicale.